Esercizio, blocco da 5 kg appoggiato sul piano orizzontale, coefficiente attrito statico 0,60. Tiriamo il blocco verso destra con 10 N di forza esterna. Prima domanda, dimostra che il blocco non si muove. Analizziamo tutte le forze sul blocco. C'è la forza esterna verso destra da 10 N, c'è anche la forza peso che si calcola m per g, 5 kg per 9,8 m al secondo quadrato, 49 kg per metro al secondo quadrato fa Newton. Questa forza peso corrisponde alla forza normale, cioè la forza che schiaccia e preme il blocco contro il piano. Non è sempre vero che la forza peso e la forza normale coincidono, ma in questo caso sì, perché in questo caso la forza che schiaccia il blocco contro il piano è la forza peso. Il piano reagisce a questa forza normale che cerca di sfondarlo facendo una forza uguale opposta che si chiama forza vincolare, che vale 49 N e come sempre ha lo stesso valore e verso opposto rispetto alla forza normale. Inoltre, la forza normale che schiaccia l'oggetto contro il piano causa anche l'attrito, la forza d'attrito. Infatti sappiamo che un oggetto più è premuto contro il piano e più è intensa la forza d'attrito statico. La forza d'attrito statico può raggiungere un certo valore massimo che si calcola con questa formula e dipende sia dalla forza normale che preme l'oggetto, ma dipende anche dalle superfici, in questo caso sono la superficie inferiore del blocco e la superficie del piano. Quindi il coefficiente di attrito statico ci è dato, è 0,60. La forza normale l'abbiamo appena calcolata, quindi la massima forza d'attrito, cioè l'attrito può raggiungere una forza che al massimo può arrivare in questo esercizio fino a 29,4 N. Siccome questo valore massimo supera i 10 N della forza esterna, allora l'attrito è in grado di tenere fermo il blocco. Ricordiamo infatti che l'attrito, come gli studenti, cerca sempre di opporsi al movimento, quindi il blocco voleva muoversi a destra perché è tirato dalla forza da 10 N e allora l'attrito nasce sempre in opposizione, cioè sempre dalla parte opposta, come gli studenti, sempre a rallentare, a frenare, a impedire, no? E quindi nasce verso sinistra. Inoltre, come gli studenti, l'attrito fa sempre il minimo indispensabile, quindi anche se può arrivare in questo esercizio a 29,4 N, non ha bisogno di dare il massimo, perché a lui, all'attrito, interessa soltanto tenere fermo il blocco, quindi non ha bisogno di fare tutta questa forza, ma gli basta fare 10 N per contrastare la forza esterna. Quindi l'attrito non vale 29,4 N, che è soltanto il massimo valore che può raggiungere, ma in questo caso vale solo 10 N. Infatti io qua non ho scritto forza di attrito statico massima, ma ho scritto soltanto forza di attrito statico, perché l'attrito fa solo 10 N, il minimo indispensabile che gli serve per tenere fermo il mattone. Come è scritto qua, fa il minimo indispensabile. Quindi abbiamo risposto alla prima domanda. Dimostra che il blocco non si muove. Adesso vediamo la seconda domanda. Per far muovere il blocco lo alleggeriamo tirandolo verso l'alto con una molla di costante elastica 8 Nm. Allungando progressivamente la molla, a un certo punto il blocco, senza sollevarsi dal piano, quindi non è che si stacca dal piano, rimane appoggiato sul piano, ma si mette in movimento verso destra. La domanda è: spiega perché il blocco non resta più fermo? E calcola quale deve essere l'allungamento della molla affinché il blocco si muova a destra. Adesso alle quattro forze precedenti si aggiunge una quinta forza che è la forza elastica. Veramente c'è ancora la forza vincolare che io qua non ho disegnato, anche se la forza vincolare adesso cambia valore, ma semmai lo vediamo meglio dopo. Quindi abbiamo ancora le quattro forze di prima, magari di valori diversi, più una quinta forza che è la forza elastica che fa la molla. Infatti io tiro su la molla verso l'alto, la molla si allunga e fa questa forza elastica verso l'alto. La funzione di questa forza elastica è quella di ridurre la forza normale. Infatti la forza elastica, tirando un pochino su il blocco, è come se lo alleggerisse. E quindi il blocco risulta un po' meno schiacciato, un po' meno premuto, contro il piano rispetto a prima.
Per esempio, se la forza elastica vale 20 newton, bisogna fare 49 newton il peso meno questi 20 newton che alleggeriscono un po', quindi è come se, tra virgolette, il blocco pesasse 20 newton di meno. Quindi si riduce la forza normale. La forza normale in questo esempio diventerebbe 49 meno 20, quindi diventerebbe 29 newton. Quindi più io allungo la molla e più questo blocco, tra virgolette, si alleggerisce, nel senso che è premuto sempre di meno contro il piano. Per esempio, nel caso in cui la forza elastica dovesse diventare uguale e contraria al peso, quindi 49 newton, allora la forza normale sarebbe 0 perché l'oggetto non è più premuto contro il piano, in quanto la forza elastica lo ha alleggerito completamente, essendo diventata uguale alla forza peso. Attenzione che la forza peso in realtà non cambia mai, perché la forza peso è la forza di gravità con cui la Terra tira verso il basso il blocco, e la Terra, sempre 49 newton di forza, esercita sul blocco. Però la presenza della molla, quindi la forza elastica, riduce la forza normale. La forza normale diventa 49 newton meno la forza elastica. In questo disegno si vede che la forza normale rispetto a prima è diventata più corta, quindi meno intensa. Ma se la forza normale diventa meno intensa pure la forza d'attrito. Infatti, un oggetto premuto con meno forza contro il piano subisce un attrito minore. Ed è per questo che alleggerendo questo blocco attraverso la molla riusciremo a lasciarlo muovere, in quanto alleggerendolo si riduce la forza normale e si riduce anche la forza d'attrito. Affinché il blocco a un certo punto si muova verso destra, la forza d'attrito statica massima deve scendere sotto a 10 N. Se infatti l'attrito rimanesse a 29,4 newton, non ci sarebbe speranza di muoverlo con 10 newton soli. Perciò dobbiamo far calare questa forza d'attrito da 29,4 newton, dobbiamo farla calare sotto a 10 newton. A questo punto il blocco si muoverà. Quindi abbiamo detto che per far calare la forza d'attrito massima sotto a 10 newton dobbiamo ridurre la forza normale, e lo facciamo alleggerendo la forza normale attraverso la molla. L'attrito abbiamo detto che deve scendere, ecco qua, deve scendere sotto a 10 newton. Adesso noi ragioniamo con l'uguale, quindi l'attrito statico massimo deve essere di 10 newton. In realtà dovremmo scrivere minore di 10 newton. Comunque ragioniamo con l'uguale. Quindi ci chiediamo quanto deve essere la forza normale affinché la forza d'attrito diventi di soli 10 newton. Allora, la forza d'attrito statico massimo sappiamo che si calcola coefficiente d'attrito statico per la forza normale. Dobbiamo trovare la forza normale, che si deve quindi ridurre da 49 newton che era prima, deve ridursi a un valore più basso. Qual è questo valore più basso in modo che l'attrito scenda a 10 newton? Allora, con la formula inversa calcoliamo questa forza normale, 10 newton diviso Ks, 0,60, e troviamo che la forza normale deve diventare di soli 16,7 newton. Ricordiamo che partiva la forza normale da 49 newton perché all'inizio era la forza peso, quindi era 49 newton. Deve scendere da 49 a 16,7. Allora si capisce che il motivo per cui è scesa da 49 a 16,7 newton è perché è intervenuta la forza elastica ad alleggerire il blocco. La forza elastica quindi quanto deve valere? Siccome la forza normale, abbiamo visto prima che è la forza peso meno la forza elastica che alleggerisce il blocco, allora con la formula inversa portiamo la forza elastica a destra, diventa con il segno più, portiamo 16,7 newton a sinistra, diventa col segno meno, poi leggiamo la formula da destra a sinistra e troviamo che la forza elastica è la differenza tra 49 e 16,7 newton. Quindi la forza elastica è 32,3 newton. Quindi che cosa abbiamo scoperto? Che per ridurre l'attrito massimo al di sotto dei 10 newton, la forza elastica deve raggiungere 32,3 newton.
se vogliamo rifare tutti i passaggi logici sono questi: la forza d'attrito statico deve scendere sotto a 10 N, allora la forza normale da 49 deve scendere a 16,7 N, ma questo significa che la forza elastica è salita a 32,3 N. Ora la domanda del problema era: quant'è l'allungamento? Siccome sappiamo per la legge di Hooke che la forza elastica si calcola costante elastica della molla per delta L, ricaviamo delta L, quindi l'allungamento, forza elastica sulla costante elastica, qui sostituiamo i valori, l'unità di misura si semplifica in newton e rimane allungamento di 4 cm. Quindi, quando la molla raggiunge e supera i 4 cm di allungamento, finalmente questo blocco si mette in movimento verso destra. Questo perché con 4 cm di allungamento la forza elastica ha ridotto la forza normale e ha fatto in modo che l'attrito si riducesse sotto a 10 N. Perciò adesso la forza esterna sarà sufficiente per vincere l'attrito, che è diventato di meno di 10 N. Qualche altra piccola osservazione: che vuol dire costante elastica 8 N al centimetro? Vuol dire che allungando questa molla di un centimetro, la molla reagisce facendo una forza di 8 N. Altra osservazione: ora noi abbiamo in verticale la forza peso da 49 N e la forza elastica da 32,3 N. Quindi la forza elastica è ancora minore della forza peso. Perciò il mattone non si solleva, rimane a contatto con il pavimento, perché la forza peso vince sulla forza elastica, 49 N contro 32,3. Abbiamo detto che la differenza fra questi due numeri, 49 N meno 32,3, fa 16,7, che è la forza normale. Forza normale 16,7 N. Quindi c'è ancora una forza che preme il blocco contro il piano, e quindi il piano ancora farà una forza vincolare, perché non vuole farsi sfondare. Quale sarà la forza vincolare che fa il piano? Sarà uguale opposta a questi 16,7 N. Quindi qua dovrei disegnare una freccia che è rivolta verso l'alto, che è la forza vincolare. E quanto la devo fare lunga questa freccia? Esattamente 16,7 N, come la forza normale. Quindi adesso le forze in totale sono 5, c'è la forza peso, 49 N, c'è la forza elastica, 32,3 N, c'è la forza vincolare, che abbiamo detto è 16,7 N, quindi le forze verso l'alto sono 2, la forza elastica, 32,3 N, e la forza vincolare, 16,7 N. Poi c'è la forza esterna, 10 N, e poi c'è l'attrito statico, che non riuscendo più a tener fermo il blocco, perché più di 10 N abbiamo detto non fa, quindi in questo momento il blocco si mette in movimento, allora ricordiamo che l'attrito statico va ricalcolato perché diventa attrito dinamico, che sarà minore di 10 N.